Accomodatevi, accomodatevi a prua, siete i primi. Ma chi è che suona? È la signorina Melina, è arrivata pure lei da qualche giorno. Si deve diplomare e ogni tanto suona. Sono cominciate le esercitazioni. Permettetelo, vaga Annunziata. Grazie, grazie. Siamo in ritardo. Ma se mancano 10 minuti? Ah, meno male, mi sarebbe dispiaciuto se avessimo fatto tardi. E come sarebbe stato possibile? Abbiamo lasciato la casa appena abbiamo ricevuto il biglietto. Abbiamo lasciato la casa, prendi costo, fuoco e fuggi. Non fumo! Prima di tutto ti fa male, poi non l'educazione. E poi puzzolondisci tutto salotto. E puzzolondisci? Quello non si caravana, puzzolondisci. Peggio, quale mancanza di intuito? Farsi vedere da Aristide con un sito ravano in bocca. Quel già dice che siamo spenderecci. Caserecci vorrei dire, giumuimo mai la casa. Sei cretino? Vedi un poco, se un uomo della mia portata deve essere sindacato così. E che vuoi fare? Possiamo ribellarci? No. Come se non sentissi già abbastanza il peso di dipendere da lui. L'anfitrione, quello che paga per tutti. Come sa di sale lo pane altrui e come duro la salire e scendere per altrui scale. Vive in un fuoridicolo. Hai ragione, quello è quello che paga. Per la famiglia nostra. C'è certo. La famiglia sua che ci è rimasta, solo quel fratello, Bernardo. Bernardo, il medico condotto, è quello di quale aiuto ha bisogno. Campo da pacchi lupizze e montagne, quello vive con 3 soldi. Hai ragione. Piuttosto, ma da noi che cosa vorrà? Che cosa vuole? Ma ruina la giacchetta, che cosa vuole? E da quando siamo partiti da Firenze che mi dici questo fatto, che cosa vuole, che ne so io? Non lo so, vabbè, non lo so. E poi io senza fumare non so pensare, vabbè. Mica tu fumi o non fumi, non pensi mai. E se no a che stare con tutte le sigare che non si fumate? Hai visto essere Socrate? Tu denigri sempre. Se non fosse stato per quella caduta. Mamma mia, quella caduta. Quella caduta, il femore in 3 parti si fece, in 3 parti, fiumi di denaro se ne sono andati, fiumi. Saci, il femore tuo, se fumate pure una tenuta a Monte Barracca e nata a Monte Fiascone, il femore tuo. Intanto che cosa vorrà? Siamo partiti così all'improvviso. Che Aristide? E che c'entra Aristide? Stavamo parlando del femore. E ma parla sempre lo femore, parliamo del femore. Tu fai parte di quegli uomini che quando tengono il piatto davanti guardano sempre in quello del compagno. Che brutto difetto che tieni. Ma che parla? Ma chi? Il femore? Aristide! Ah, Aristide, non lo so, va bene, non lo so, non me lo chiedere più, non lo so. Un prestito forse? Ecco, capiterebbe proprio a proposito, adesso come stiamo risparmiando, un prestito capiterebbe proprio a proposito. Oh, ma non a noi, cretino, un prestito che lui chiederebbe a noi. È pazzo, è forse asciuto pazzo, un prestito lui a noi, come stiamo inguaiati. Ma quando... Quella Aristide gioca in borsa, una speculazione sbagliata. No, è una cosa impossibile, lascia perdere. Ci volesse dargli una benzina! Madonna mia! Non farti venire queste idee lì, però! Sono ipotesi! Me le vuoi far studiare tutte? Tra tutte le ipotesi, poi va più nere, ti aiuta a scegliere! E mi dovrei rimettere di nuovo a lavorare! E chi ce la fa? E allora addio con lezione del pastore del presepio! La fortuna ti si mangia d'altro qui! Maria Grava, la fortuna te la sei mangiata tu col tuo femore e con le partite a carte che fai al circoletto. Mo si è creata sta leggenda perché io ho comprato qualche pastorello, qualche San Giuseppe, qualche gallinello e qualche cappone del mio allevamento. Qualche cappone? Grissone, Michele, Grissone! Prego, non vado a sbattare! Prego, Marche, che piacere rivedervi! Grazie! Volete accomodare la poppa perché a prima si è occupato. Passo che non vado a finire a mare, babù! No, dicevo, accomodatevi qua, questo pure è morbido. Grazie, ma chi è che sta suonando? E Melina deve diplomarsi e sta facendo delle esercitazioni. Ho capito. Grazie, babù. Cara Marchesa, che piacere rivedervi. Come state? Bene, grazie. Oh, che la schiena mi sono bloccata. Caro Michele, marito della Marchesa, te come stai? Non te lo domando perché tanto si vede dalla cera. Non c'è male, grazie. Tu piuttosto, che è passato? Che è già passato? Michele, questa è che è un'artrite galoppante. Guarda che le mani sono tutte piegate. Non mi posso muovere perché non posso camminare. Tengo tutte le ossa che mi fanno male. Ah, questo, dì una bella cosa, Michele.
Vieni a capire. Vieni che ti faccio sentire una cosa divertente. Vieni, vieni. E poi, tu Michele, tu che puoi. Senti qua. Tengo la musica giapponese per dentro le tenocchie. Quello veramente si sente. Ma tu sei stato tanti anni in ospedale. Come no? 7 anni ho fatto l'assistente pellerino a Napoli. Ma che significa? Noi siamo indietro assai, Michele caro. La medicina studia, ma non giunge a niente di positivo. Allora i giornali dicono un sacco di bestialità. E che c'entrano i giornali? Ma come che c'entrano? Io pochi giorni fa ho letto che la vita si è allungata e che la mortalità è diminuita non so del quanto per cento. Hai fatto caso se parlava di mortalità femminile o mortalità maschile? No, non ci ho fatto caso, mi pare femminile. È che io sapevo. Comunque dai ragione, la mortalità è diminuita ma per quelli che si curano. Ah. È perché a te mancano le possibilità. No, non mi mancano le possibilità. Vedi Michele, io non mi curo per due per due motivi fondamentali. Il primo motivo che io non mi fido assolutamente di tutte quelle porcherie che noi andiamo prescrivendo a voi pazienti. Il secondo, ecco, mi sono scucciato i campani. Come mi scucciato? Io avevo calcolato di campare 50 anni, sono arrivato a 55 e mi sono arrubati 5 anni. Ma che bel carattere che tenete, tutto il contrario di vostro fratello. Che significa? Anche le dita di una mano sono tutte diverse, no? Se sta che la più piccerella, aia, che la più lunga, che la più cicciottella. Piano piano questi idee. Piuttosto è un sacco di tempo che non ci vediamo. Sì, sì, dall'ultima lettura del testamento. Testamento. Un testamento di Giacomino! Che scandalo quel testamento! Ci ho letto tutto quanto a bocca aperta! Ma c'era da aspettarselo, quello era un uomo di chiesa! Opere pie! O chiamavano Pione! Venite, venite, signori, venite, accomodatevi! Vi volete accomodare a poppa prua? Forse è meglio in coperte perché i vostri migliori se li sono presi. Ma chi è che suona? È la signorina Avelini che si deve diplomare. Questo lo volete dare a me? No, è uno scaramanzì. Ah, io mi credevo che era il violino. Buonasera, buonasera, carissima Maria Grazia, come state? Che bello, vedete, ciao del nord Italia. Ma, Marchese, ma voi siete sempre lo stesso, vi siete mummificato. Io? No, voglio dire che dall'aspetto sembrate un giovanotto. Ma che modo di esprimersi, mummificato. Accomodatevi. Cori, non cominciamo con le tue solite gaffe, accomodate, assetto. Scusatemi tanto. Ma adesso ci fai anche una solo. No, io questo non lo lascio mai, ci sono capitato una volta e non ci capita più. Ok. Perché? Perché me lo tirarono in testa 4 ragazzi per fare gli spiritosi, 4 scugnizzi. E si ruppe? Sì, una piccola sciaccata qua, 4 punti, vabbè, ma poco sa. Meno male. E senti, tu abiti sempre a Montefeltro? Sempre, sempre. Che bel posto. Bello, è un paradiso, sì. Ma fanno un freddo che tu non hai proprio idea. E poi è scomodo per i miei allievi che devono salire fino là sopra per venire a fare lezione. Perché per quelli che invece stanno a Napoli sono io che scendo, quindi è scomodo. E suonate sempre 3 strumenti o ne hai imparato qualcun altro? No, sempre tre, violino, viola e violoncello. È una virtuosa dello strumento a corda. Ma che significa? Sono tutti strumenti ad arco, no? Corda e pesce greca, quest'è. Tagliatelle e carne al ragù, quest'è. Vabbè, ma con questo principio tu dovresti suonare anche il contrabbasso, chi li ho o non? Ah! Che c'è? No, non lo posso suonare il contrabbasso, sai perché? Ma ti faccio vedere una cosa, Un attimo, sì. Dunque, praticamente dovete sapere che io tengo il braccio sinistro, vedete, leggermente più corto di quello destro. Ma è una cosa che è capitata da poco, sì. Ma guardate, è proprio un andecchio, non si vede quasi. Però intanto mi crea dei problemi. E sarà l'aria del mondo fa, ed è troppo umida e si è arruinato il braccio. È per questo tu non puoi suonare il contrabbasso. Non lo posso suonare, perché ora ti faccio vedere anche. Allora, praticamente questo è il contrabbasso, io mi metto in posizione, questa è l'archetta, facciamo finta e comincio a suonare. Poi devo scendere con la mano perché devo arrivare qua giù alle note più basse. Quando arrivo, guardate, vedete, qua ci sta il ponte, vedete? In arrivo un po' ponte. Che non arrivo un po' ponte. Io ci arrivo. Che volete fare? Sono asimmetrica, come tutti gli artisti. Adesso che mi avete fatto notare pure il naso, ci avete spostato un poco a sinistra. Mica tu dici che è un naso un poco a sinistra che è un poco anche a destra. Poco, guarda. Ma siamo tutti asimmetrici, non è nessuno è preciso. Siete proprio 2 spiritosoni. Vabbè, comunque, ma toglietemi una curiosità. Ma voi avete capito perché Aristide ci ha mandato a chiamare? No. Io ho ricevuto questo biglietto, vedete? Eccolo qua. Questo biglietto che dice? Il 15 del corrente mese ci sarà una riunione nella la mia casa nocera, si tratta di cosa vitale, il momento è solenne. Lo stesso biglietto l'abbiamo avuto noi
poi a Firenze, tutti quanti. Pure anch'io, subito come l'ho ricevuto mi sono messo in viaggio. Che viaggio, non si arrivava mai. Hai ragione, ma che significa? Che vorrà? Ma forse vuole essere consigliato, vuole essere illuminato. E chiamava a noi. E chiamava l'elettricista. Quanto sei cretino? Aristide, sta arrivando Aristide. Oh, è una parola che ti ho fatto aspettare. Caro Michele, grazie. Bernardo caro. Puntualissimi. Ma che sta? Un momento, ma accomodatevi. No, faccio tutto il caffè. Chi vuole aperitivo in arrangiata, c'è l'ordine a babordo. Ma pronto? Anche se come sono stamattino, la tazza di caffè ma vedi pure io, ma ci vuole essere 7-8 camomille, un mezzo litro di palle di arba, ma calmate. Ma gli ordini, comandante? Babò, porto il caffè, il mio lungo. Comandante? Il vento in poppa! Bravo! Vado volando! Babbo, vado volando! Era un po' buffone, capito? Arriva perché sei così, stai nervoso! Non vi preoccupate, quando vi avevo spiegato il motivo perché siete qui, ognuno di voi potrà dal proprio punto di vista darmi un giusto consiglio. Mia cognata Maria Grazia, con la sua vita lineare, esemplare, mi darà l'equilibrio della risoluzione. E Bernardo, mio fratello, che mi ha passato tanto facendo il medico condotto sopra a Chilovizio e Montagna, potrà darmi la comprensione, la pazienza. Maria, io? Tu mica non mi puoi dare niente, tu. Corinne, invece, con quel fisico disgraziato che si trova, quella vita sfortunata, ma l'animo gentile come quello di una colomba mi darà il colpo d'ale. Come il colpo d'ale? Eh sì, voi sapete tutti che nella vita un bel momento per risolvere degnamente una situazione c'è bisogno di un colpo d'ale. Chi meglio di Corinne? Chi meglio di me? Chi? Fandi! Io ti darò il colpo d'ale! Sì! Aristide, io ti ascolterò così come si ascolta il Vangelo! Ma aspetta, da Corinne, non fanci! E quel caffè bello, dolce e lungo per il signor comandante! Grazie, babbo, scendo il caffè e non rompo le tazze! La rotta si cambia, ma non si rompe! E se si è rotto vuol dire che... Che ma papà! Ogni tazza rotta me la trattengo da solo lo stipendio, capito? Diamo proprio fan presto che tengo i nervi fino a 5 capito stamattina, capito? Ah! E ne arrivo la tempesta! Bisogna tenere a portata di mano le cinture di salvataggio! Uomo e mare! Prima le donne e i bambini! Cap, a bordo! Ci sta a bordo! Vi aiutiamo a bordo! Ma salvo a bordo! Venite da a bordo! È asciuto pazzo a bordo! Non farmi fare ridere! E capite? Ha visto che sono nervoso, non mi conosce, sta insieme a me da tanti anni, capisci? Dunque, cari parenti miei, come potete vedere la nostra famiglia purtroppo non è al completo. Mancano parecchi parenti nostri, manca la sorella vostra, donna Bianca Martuccelli Baratta, la sorellastra di vostra e di mia moglie, buonanima, Stella. Manca pure quell'altra sorella vostra, come si chiama? Memmella. E di quello non ci saputo niente più. L'ultima lettera che l'ha già scritto, non ha già avuto risposta, ma forse se ne è salita pure lei. E tu avresti voluto che pure lei fosse venuta qua, pure lei, in mezzo a noi, a far parte della famiglia. Io pensavo che dopo tanto tempo... Ma che dopo tanto tempo? Ah, ma che se leva? Non se leva, capita, Macchi, non se leva, Macchi, ma che caro, vieni con la tua ricamata. Io l'ho invitata perché pensavo che volevo sentire il suo parere. Bene, ma fa piacere, non vedono poche pazienze. Ah, bene, ma fa piacere! Benissimo! Allora vuol dire che io e mio marito ce l'andiamo! Susata! Tu dimentichi il nostro nome! Il nostro casato! Ma aspetta, non mi fare il loro nome casato! E chi sta a parlare senza comando? Ma io dico, è per stabilire un principio, capito? Io, anch'io, ho sopportato delle cose che mi davano fastidio e ho lasciato correre. Il campo pare l'ufficiale pagatore. Voi due a Firenze, quello che fa allevamenti di galline, che campano 15 urne e morono rinsecchita così. E la dolce metà che se ne va parlando male di salotto in salotto. E chi paga? Io. E mi pare che un po' di riconoscenza avresti dovuto averla, no? No! Alla minima leccatina, la contessa, ma ragazzi, ma tu c'è il baratto lo scatta come una tarandola! O no, boh, casato! Ma bene! Io se mi giro sotto sopra, tutte e due, non mi esce manco un sangue per un naso, non riesce. Ma devo andare! Guarda, vieni, immagino bisogna di sciuta, venga mio fratello lì! Ah, e te lo vengo andato a piedi, perché i soldi del biglietto non me lo do! Facete l'autostop! Ma voglio vedere la marchesa in coppa all'autostrada con sciaforo così, io faccio l'autostop, io sono una donna onesta! Va bene, Aristi,
preside, non era il caso di ricordarci quanto ti dobbiamo. E capirai, alle volte non riesco a dominarmi. Un papa, un duca, quattro vescovi e persino un pretendente al trono del Pakistan sono pesi al nostro albero genealogico. Io me li vedo sempre davanti agli occhi e agisco di conseguenza. Va che scendete la coppa all'albero e sedetevi, perché Aristide ci ha chiamato per chiamarti per parlarci di cose importanti. Va bene Aristide, faremo come vuoi tu, dimentichiamo. Grazie, grazie, grazie. E scusaci. Brava, non mi preoccupate. Dunque, voi sapete che vita ho fatto io per 40 anni, no? Mare, cielo e mare, mare, sempre mare, 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 mare celeste, mare turchese, mare torbido, mare trasparente, mare celestino, mare crespatiello, ma mare, sempre e solo mare. Qui è rimasto talmente impresso in me il ricordo del mare che i moi si chiude un luoccio, ma pare che sono coppano a Aurora, così con il pavimento che si muove sotto i piedi. Ecco, poi cannoiare, come se sta bene, l'ondeggiare leggero. Il movimento è piano piano, una poca a cano, poca a naso. Ma lo di soffro male, Ari. Michele, finiscila, facciamolo parlare ad Aristide. Che stiamo dicendo? Tu stavi sulla nave, noi ci avevamo lo stomaco. Il ricordo di quei viaggi mi è rimasto così impresso, il ritorno in famiglia. Stella mi aspettava, Stella mi voleva bene, Allenando questa fotografia teneva 20 anni. Ma era bello. Era un fiore. Era quando lei a chiedere la mano al marchese suo padre, che è un nobiluomo napoletano, chi gli dice muraglia, titola, la barba. Papà! Papà! Diamo fine qua! Papà! Papà! Se non siamo dopo scaletta, stiamo sistemando i libri, per l'emozione che mi vede che lettono tutti i libri in capo marchese, ma poco tutto ci accava. Rire. Non sai neanche rire, papà, già mettere nella cena delle beffe, papà. Zitta tu! Oh! Noi fummo felici, Stella, vi stavo dicendo, per qualche tempo. Armando cresceva bene, fino a che la mia famiglia non diventò la nostra tragedia. L'eredità dei contendere, basta! Ah, sì, fatale eredità! Uè, tutti i nostri parenti, come si può fare? Tutti quanti a uno, hanno fatto tutti quanti la stessa figlia. Dopo arrivati all'età di 23-24 anni, malumore, insofferenza, mancanza d'appetito, è saluto a lui. Ti ha tirato una bottiglia di benzina, sono ammalato con le sue. Oh nonno, fum! Chi si è andato a basso? Si Peppino! Ci puoi vedere i certi detti che mi credeva capolanare! Niente! È nostra sorella bianca, dai voi! Bianca! Quella una mattina uscì di casa e se ne andò a cercare per il giardino tutti i funghi più velenosi che trovavo! Poi se li cucinò lei stessa, mise la monetina argente nella pentola e quando vidi che si fece nere, tanto se li mangiò! Qui, che le sette scegliere più pericolose, una a una! Ma quella aveva studiato zoologia e agricoltura, era esperta! Ma come si può fare? E c'è Clementina! C'è Clementina! Clementina! S'affugai con un mandarino. Ed ecco perché siete qui. Dunque, mio figlio Armando ha compiuto il mese scorso 23 anni. Auguri! Grazie, grazie. E fino a poco tempo fa sembrava che tutto andasse bene. Si è laureato, a tavola era sempre contento, mangiava con appetito. Oh, ci volevano 300 grammi di spaghetti. Sì, improvvisamente, malumore. Mancanza d'appetito. Oh, verme solitario. Insofferenza, mi sfugge, capite? È un'ombra che passa nella sua gioventù. Ditemi voi. O si prepara pure lui a... Comandà, comandà. Guardate qua. Potremmo armandare da sacro pantalone. Oh, ma caramba. Coltelluccio, arma da taglio. Va, continua a sorvegliare. Ma io ti dico questo c'ha un gamberino, arma da taglio. Qua sta andando a passi di cavotto. Stamattina che la bottiglia la cavate qui. Poco Coltelluccio, qua dove vogliamo arrivare? Ditemi voi, guarda, mio figlio che si sta preparando pure lui alla stessa virata di bordo dei miei parenti. Io gli farei fare un bel viaggio, una racina, bravo, siamo tornati il mese scorso, hanno fatto l'Oriente, hanno fatto un sacco di cose, niente. Se l'hai scucciata a morte, dice papà io me ne torno a lui, se ne siamo tornati subito a lei. Allora ditemi voi che cosa devo fare. Ma fossi innamorato, ma sì, perché a volte un amore non corrisposto male di
dire, ma ve la ricordate la mia storia? Sì, c'era quell'uomo di cui io mi innamorai, sì, vabbè, un poco pelato, sì, vabbè, bruttulillo, la somigliavo, bruttulillo, però quello non mi voleva di nessuna maniera. Zitta tu! Non vede nessuno. Ho fatto venire da Bologna a Merini, mia nipote. Lei è carina, si conoscono da piccolini, si vogliono bene, no? Io non pensavo che... Città Armato, l'ho incontrato per combinazione l'altro giorno nel corridoio. Per combinazione, no? Che non vive qua. Sì, vive qua, ma sta sempre chiuso in da stanza. Quindi per combinazione asciutto io, sarà già bloccato. Gli dico, ma mi vuoi dire qualche cosa? Avete fatto qualche progetto? Io non volessi avere fatto due, però volessi sapere. Tu e Merino. Dice, papà, a me mi dispiace che Merino adesso tra un po' se ne va, ma io tengo altro per la testa. Il fatto è veramente strano, molto, molto. Allora, ditemi voi che cosa si può succedere. È solo un'ombra. Oppure pure lui sta facendo la mirata di bordo dei miei parenti. Oh, mamma mia! Mari! Schiene, quello quando sto seduto un po' di tempo mi si incatena tutto. Ascolta, Maria, ascoltate anche voi. Sì, c'è una femmina, ma una bella femmina che si lavora seriamente il giovanotto, Ma come ti permette? Ma che dici? Ma che consigli mi dà? Ma che mi credi? Che ho detto mai? È sicuro che ci vuole la scossa terremoto. Io ho parlato di una donna. Che dato che mondo è mondo, la donna è il rimedio naturale indispensabile per far tornare l'entusiasmo, la gioia di vivere, la felicità a un giovanotto rattristato e così preso da un'eredità funesta. Ha ragione. E poi, che vi credete? Che deve fare questa femmina? Lo deve distrarre, lo deve portare a cinema, lo deve portare a teatro, lo deve portare al museo, lo deve portare nei locali notturni, alle corse dei cavalli, lo deve far interessare di sport, che anche quello se diventa tifoso di una squadra, va allo stadio, a Lucca si scalmana e si scarica. Ui, che dobbiamo scaricare? È una terapia, questa è una terapia come facciamo noi medici. Che cosa facciamo noi medici? Noi andiamo a iniettare la malaria per combattere a volte una malattia anche più grave. Una specie di cura omeopatica. Bravo! Una volta che abbiamo sconfitto la malattia più grave, andiamo a togliere anche la malaria. Scusami se te lo dico, ma qua ci vuole un poco di spensieratezza. Armando ha bisogno di gioia, di gioia di vivere. Tu l'hai portato in Oriente e lui va portato a Parigi a fare la vita notturna a Pigalle. Questa casa mi pare un cimitero, state tutti tristi, un muso appeso, tutti quanti. Ma tu ci vai al cinematografo? Io veramente la sera mi faccio lo scupone con gli amici. O scupone? Io scupone con gli amici. Al giorno d'oggi i signori si fanno costruire le piscine per dentro casa e le loro mogli organizzano certe feste disinibite. Fanno sembra scinano per terra come una dolce vita. Tu l'hai visto la dolce vita? No, un scupone, un accio vita. Ari, ma sai che era uno spogliarello, uno strippo? Ma insomma, se ne basta! Ma lasciatelo parlare, questa è la malaria, non mi preoccupate. Sentite, Aristide ci ha chiamato qua perché lo dobbiamo aiutare, noi dobbiamo fare di tutto per aiutare quel povero giovane di Armà. Ecco. Qua deve cambiare tutto, cambia tutto, dillo pure alla servitù, bisogna ridere. Ma bisogna essere contenti, la servitù deve entrare dicendo com'è bella la casa del comandante. Dovete essere felici, contenti, ci deve essere gioia, si deve respirare gioia, ilarità. Chiaramente, la famiglia nostra, il campionario dei fighi secchi. Sentite, io ho capito che voi dovete passare un guaio perché lo dovete passare questo guaio. Ma ancora non l'avete passato! Voi passatelo prima e poi voi piagnite! Comandante! Oh, signorino, la bottiglia di benzina, che già faccia, già là? C'è una bottiglia di benzina, ma quando mai? Non ci fa niente, qua la benzina, vai, non c'è una benzina, continua a farmi gli altri. Comandante, poi mi ha detto che vuole essere preparata la vasca da bagno, che già faccia, mi farà? Oh, va! Ma che è pericoloso, ma come? Ma non si può bagno, è pericoloso, no? No, niente bagno, niente bagno! Aspetta, quando l'ha fatto un bagno? Allora sa da fa, vabbè, allora però dici che deve stare la porta aperta e tu sorvegliamo, hai capito? E poca acqua. Quattro dita. Quattro. E che sarà? Sono dei vecchi con quattro dita. Avete sentito, no? Avete sentito? Questo va a passi di galoppo. Prima la richiesta, una bottiglia della benzina. Però non esagerare, chiedo magari se volevi smacchiare una cravatta. Ma vuoi smacchiare la cravatta? Quindi sono botto buono. E sa piccia. No. Dei fiammifero! Ma ci vuole dei fiammifero! Mi vogliamo macerare! No, Ari, per favore, non fare il ragazzino, Non sei come Aristide, calma. Bravo. Guardate bello, punto. Voi mo ve ne andate e ci vediamo al prossimo funerale, al prossimo battesimo. E chissà che non sarà il funerale di Armandino Figlio. Cuccia qua, vieni qua, cuccia ferma e cuccia qua. Lei via, non me lo vado. Cuccia,
Medica qualcuno, mi stringo in capo, se no gli esco, passo veramente. Basti, ho capito che cosa ci serve. Sì. Quello, te sa credere che io perché vivo in coppa a montagna a Siniscola mi sono dimenticato come campavo fino a quando tenevo 30 anni. Io so dove mi devo dirigere, ma prima di tutto ci vuole essere un luogo esordio, perché prima di tutto non posso camminare bene. E poi perché certe signorine senza ranara non si combina niente. Sì, 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 non mi preoccupare. Dammi sordi e non ti preoccupare che io ti porto una donina chic. Chic. Che questa è quella che ci vuole, sì. Chiaramente sarà ospite a casa tua, poi troviamo la scusa con chi si chiama. Va, dai, 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 e stai senza pensieri perché certe signorine hanno suscite ne morta. Io corro, Sentite, no. Mi sembra che Aristide stia proprio esagerando. Non ci dimentichiamo che qua in questa casa ci sta Melina, che è signorina. Comunque dobbiamo assecondare in quello che c'è. Aristide! Aristide caro, senti, noi andiamo via. Che ci facciamo con questa donna in casa? Oh, no, ma dove andate? No, ma mi volete lasciare proprio adesso? E con chi sfoga una parola? Con chi scambia due parole? No, scambio. Vi mettete nell'altra ala della casa, lì ci sono un sacco di stanze. Vi potete muovere con libertà, andate in cucina, mangiate qualcosa, ma c'è quello che volete voi, insomma, in questa casa. Rimaniamo! Ma voi vi ricordate l'ultima volta che siete venuti, no? Ehi. Mamma mia, ci sono pure la povera Fedora! Fedora! Ma ritornato dalla Spagna! Mamma mia, quel giorno con Fedora in un bosco di giù, mamma mia, bella! Era, ti ricordate tutto un silenzio, improvvisamente, mentre stavamo a rapire una cassapanca con tutti i scialli, ma letto, se sono detta una botta! Ma no! Sei sparata! Sei sparata mio figlio! Dove andate? Sei sparato! Sei sparato! Sei sparato! È scoppiato lo scaldabagno! E l'ho subito di bagordo, l'ho acceso col rubinetto dell'acqua ancora chiuso. Mi ero appisolato per terra, capito? Mi è venuto a ridere. Ridi, ridi. Questa vizia che ci sta. Zio Michele, zia Maria Grazia, zia Corinna. Scusate che se mi presento così. No, no, figurati. È da molto tempo che non ci vediamo. Come sta? Bene. Molto bene. Bisogna chiamare l'idraulico perché la camera è allagata. Comandà. Tutto il mare è incoperto, tutto il mare è coperto per una semplice distrazione. Io non sapete come facessi. Comandante, ma come gli assasciamo? Ridere, dopo qui facciamo una bella festa con i bambini. Aspetta, allora. Quindi anche a me bambini, fa una cosa. Accompagni i signori nelle loro camere, va. Vai, poi chiamo. Armando, dove sei? Vieni qua, bella zia. Fatti dare un bacio, bella zia, un bel bacio. E ricorda, Armando, che la vita è bella, hai capito? E che tu tieni solo 23 anni. 23 anni! Riscono! Zio Michele e zia Maria Grazia quando sono curioso, quando si appiccicano! Sì, mi fai girare la testa! E vabbè, ma tutta sta colla devi pigliare con uno scaldabagno che è scoppiato, ma che ce ne importa, ma ne compriamo un altro, va bene? Sì! È giusto cercare di mantenere sul morale, io ti capisco! Ma non mi spiego come fai a non guardare in faccia alla realtà. La realtà? È uno scaldabagno che è scoppiato. Beato a te! Perché io non ci riesco! La tengo sempre davanti agli occhi la realtà! Io non ci riesco! Mamma, perché? E ma che c'è secco, mamma, con te? Uno scaldabagno! Ma che te non capo su vogliono, io capisci, mamma mia! Già visto? Chi è? Ma se posso sapere, ma che cos'ha Armando? Da bollello! Mi è arrivato fresca, che cos'ha Armando? Ma io lo saci che è Armando, che lo volesse sapere lui?
L'ho fatto venire da Bologna apposta, capito? E invece, niente. Beh zio, ma secondo voi che cosa avrei dovuto fare? Ma niente, dovevi stare un poco vicino, dovevi cercare di tirargli fuori qualche parola. Insomma, ci va a scippare qualcosa alla bocca, no? Che voleva fare? Zio, ma è facile, quello Armando mi evita, non mi sfuggente, non parlo, ma che devo fare? Con me, zio, l'altra mattina ho incontrato Armando sul terrazzo, era così triste, ma ha guardato così e ha detto solo io so cosa mi resta da fare. A fine Fedora lo fa, a fine Fedora! No, ma io non me ne stavo le mani male, No. Io mi metto subito in pratica il consiglio di camarada Bernardo. Perché? Sì. Cosa dice zio Bernardo? Ah, questa casa è un cimitero, che questa casa non ci dite mai, che è tutto triste, questa casa non è novembre, sta casa. Commendatore, c'è l'avvocato De Sirè. No, ma ti verrà nessuno, mi accorgo. Ma quello ha detto che tiene l'appuntamento. Ah già, tiene l'appuntamento per il fitto dell'appartamento. Vabbè, falla entrare, va, falla entrare. E ridi, hai capito? Devi ridere. In questa casa la parola d'ordine deve essere ridere, hai capito? Altrimenti fai una mappatella e te lo devi ridere sempre. Ridi. Oh. Ma no, così come è un deficiente. Che non se ne accorgi che fai finito, no? Devi ridere naturale. Oh, come bella casa lo comandammo. Questa è una casa dove si ride sempre. Pigliatevi un caffè, renna. Come so sta bella casa lo comandammo. Ma come bella casa, ti piglio un caffè la casa lo comandando. Uè, io non so accedere. E di licenza, hai capito? E io vado pure a sulle vicende. Uè, vedi, noi dobbiamo salvare Armando. Sì, zio, salviamo. Tu ci devi stare vicino, hai capito? Ma zio, ma io quello mi avvicino, io si allontano, ma come devo fare? Ci devi stare vicino, ma non come una paramolla, capito? No? Con un po' di femminilità, un po' che... sì, un po' che sacca sappino. E che cosa sacca sappino? Non capisco. Capisco, battendo, va, capisco. Ma come sta il mono che scusce, ragazzi? E come se sta bella la casa, lo comandante, come se sta bella? L'avvocato De Sirè. Comandatore, buongiorno. Scusate, se non mi dicevo come dovrei. Ma che c'è, qualcosa che non va? No, niente, che stamattina sei un po' nervoso. Voi siete venuti per il fitto dell'appartamento. Sì, per il fitto, esatto. Sì, prego, accomodatemi. Grazie. Vedete, però io vorrei che voi questa volta mi... insomma, ascoltatemi, sì. Mi vorrei parlare. Sì, non so... Ho capito già, potete andare, tutto a posto, mettiamo la silogo e lo affittiamo un altro, se non lo volete. No, assolutamente, anzi, io vorrei che voi questa volta l'affitto me lo fareste più lungo. Ma lo faccio più. E certo, perché sapete, insomma, io ho speso un po' di soldi questa volta. Io ho comprato calorifere, scaldabagno, ho messo i pavimenti in legno. Io avevo bisogno di un appartamento grande. Ho capito. Dove avrei potuto fare anche lo studio. Sì, e vabbè, quindi abbiamo visto questo, ci è piaciuto tanto. Sì, ma chi va pregato di sbizzarrirmi di questa maniera? Vedete bene. Ma mettetevi nei miei panni, sì, insomma. Sì, sì, sì. Io sono un avvocato con una carriera in ascesa, fresco sposo, insomma. Vabbè, sapete, questo appartamento sarà vostro. Voi parlate con l'amministratore che vi farà un ma sì, dall'amministratore va bene, però ho voluto parlare prima con voi. Perché sapete, insomma, voi conoscete mia moglie? No. Mia moglie è figlia del notaio Piramonte. Ah, famoso. Sì, educata in un collegio. Certo. Un collegio delle sue fede e carità. Carta, pensate carta. Che fino a 18 anni non ha visto luce di libertà. Mamma mia, come e sapete, poi c'è stata anche una nonna del passato. Stava scrivendo un testamento. Sì, ma voi fate una cosa, andate all'amministratore, invece era un testamento, vi fate fare un bel contratto di fitta. Sì, va bene, ma prima dell'amministratore io sono passato per farvi capire che noi non ci vogliamo allontanare da questa zona. Non mi allontan- ci piace troppo la casa, ci siamo già affezionati. Sì, non- è troppo bella. Non vi allontanerete, da poco non vi preoccupate, questa casa fa proprio per voi. Benissimo, questa casa è una chiccia. Perfetto. E come sta bella la casa, comandata. Comandata, è arrivato Don Bernardi con la signorina. Oh, bene, fammi entrare. No, aspetta, non fate ancora, sta chisto, ma che se ne va. Fa entrare il salottino di là. E come se sta bella la casa, la comandante a pigliare un caffè, come se sta bella. Si è assettata una volta. Scusatemi, ma io tengo di là che fratello dite con la bene, mamma. Voi dite bene, questa non è una casa, questa è una chiesa, è una cattedrale, è abitata da tutta gente per benissimo. Pensate che all'ultimo piano c'è il presidente di commissione. Mamma mia, commissione. E poi c'è il professore, un professore di diritto. Di diritto. In pensione, sì, però ha la figlia che è sposata con il marchese di Monte Carlo. E meno male che te ne hai figlia, se non ci siamo tutti, ci siete voi, sono io, poi la vostra famiglia. Sì, poi ci siete voi, che vostra moglie è figlia di cardinale. Ma che figlia di cardinale? Ma figlia di cardinale? Nipote di cardinale. Ma che dite? Sì. E poi ci siamo noi, sì, mia moglie che è fresca sposa, e ci siete voi con la vostra famiglia. Avvocato, io aspetto gente. Scusate, ma andate dall'amministratore e fatemi fare tutto.
tutti i contratti che volete voi. Andate, andate. Non volevo approfittare del vostro tempo. Me ne sto accorgendo un poco troppo tardi, avvocato. Scusatemi, però fate una cosa: andate dall'amministratore e ditegli che mi dovrete dare almeno 3 anni di contratto. 3 anni, vi do 3 anni. Sì. Chiamate l'amministratore, sì, mi raccomando. Sì, chiamatelo l'amministratore. Chiamatelo, mi deve dare 3 anni. 3 anni. Almeno 3 anni. 3 anni galera, te bugera. Arriva! Io sono qua, arriva! Ma cosa stai? Una manna! Ma come io come sono sceso da questa casa che ho preso la carrozzella per andare alla stazione, appena sono sceso che io ho incontrato 2 signore, una un pochettino più anziana e una più giovane. E io quella anziana la conoscevo bene, amicizie di gioventù, capisci a me? Ma mi sei buttata una vecchia qua! No, è la figlia! Ah. Quella che stava con lei, che è 28 anni, tenono un curriculum molto meglio della mamma, entrenuse, indossatrice, cantante, urlatrice alla radio! Oh. Io me la sono combinata e te l'ho portata qua. Oh, bellissima! Tu sei facendo la schiava? Bella, ma stai pazzo? Io quando l'ho visto mi sono usciti gli occhi da fuori. Quello viene a Marilyn Monroe e sta mettendo la borsetta. Se vuoi uno che l'arriva. Che volevi dire? Che volevi dire? Niente, che è alta, è alta assai. Non c'è bisogno di fare il gesto, facevo un occhio a così io i capelli. Quello è nato a Capri, figurati! Quando la guardi negli occhi non puoi fare a meno di pensare ai faraglioni, i cavallucci marini, gli ippocampi. Arriva, dove stai, gli ippocampi? Bardo, ma ci parlassi subito. Bardo! Allora, ma parlassi subito dall'ippocampo, bardo! L'ippocampo? L'ippocampo, sei all'ippocampo, no, i cavallucci marini. Ma chi è l'ippocampo? Ah, no, la signorina che sta là dentro. Ma signorina, tu dici dell'ippocampo? Io usavo l'ippocampo. Sto giocando il tutto per tutto qua. Bravo, io però tenessi poche fame, se dopo l'ippocampo... Prego, prego, prego. Sì. Accomodatevi. Magari! Ma viene subito, però nel frattempo ti presento mio fratello che è il papà del giovanotto che devi interessare. Aristide Contelmo, comandante di Marina, a riposo. A riposo momentaneamente. Crecca, che c'è fa? Ari, e ce la devi baciare. Ah, che non mi parano una figura con quei fumetti, si fa la Marchese Maria, grazie, paesi i miei numeri. Piacere, Sasa Gargano! Piacere! Tanto felice di fare la vostra conoscenza, signorina. Ma prego, ma si accomodi! Si accomodi, prego, prego. Mi ci va avanti! Come facciamo noi dei pantaloni? Datemi una sigaretta, per piacere! La sigaretta, subito, la sigaretta! Ah, no, io tengo sulle sigarette! Io tengo le sigarette! Tu le sigarette? Sì, per curare l'asma, no? Guarda, che sigarette! Sapete com'è? Senza le sigarette in bocca, io penso troppo! Io? Ma perché voi pensate pure? Ma certo che penso! E quello non sembra! No. Ma io sono una scontenta! Io sono una tormentata! Tormentata! Beh no, ma tu a chi mi hai portato? Ori, l'etonanza che mo te la stormento io! Signorina, le fumate queste? Ma sì! Qualunque sigaretta è buona per me! Che se fumassi pure la pippa! Arriva che te ne porto due viste qua che ci sta! Prego signorina, volete accendere? Accendiamo! E che dite? Vi piazzo? Che dite? Vi piazzo? Che dite? Che dici? Che dici? Ci piace, eh? Che c'è dicere? Mi sto a riposo, tu chiedi un reumatici! Signorina, noi siamo tutti quanti innamorati di voi. Tutti. Mamma mia, anche la mamma lo faceva con la cenere. Che facevo? Solo che quella la mamma me lo buttava addosso. Signorina, mio fratello vi vorrebbe parlare, Aristide vi deve spiegare, ecco. Ori, parla un poco pure tu. Sì. Mi tengo i rurori reumatici, mi fanno male le cosce. Ma che cosce tu? Non ci capito. Dunque, signorina, ecco, voi dovreste cercare di interessare un po' mio figlio Armando, che in questo periodo sta passando un momento un po' particolare. È un momento in cui è triste, capite? E avrebbe bisogno di qualche argomento che possa interessarlo bene. Non devo essere io a dirvi quali sono gli argomenti e... Certo, questi pure sono argomenti, Vedete, Armando, mio figlio... È un ragazzo serio, avete capito? Ci vorrebbe qualcosa che lo avvinca. Voi dovreste parlare di che so, per esempio, di pittura, non lo so, di... Beh, mi pare che...
Bernà, ma che si capisce solo questo? Ari, ma tu avevi un livello spirituale? No, ma non proprio meno realistico, no? Insomma, scusate signorina, ma voi un vestitino un po' serio da giovane signore ce l'avete? Sì, ce l'ho! Soltanto che mi manca tutti in pezzo di dietro! Ma se fate il tuo pensierino? Ui, no, e che avete capito? Che cosa? Quello di una scalatura? Una scalatura che arriva fino a qua! Una scalatura fino a qua! Ecco qua! E se volete, io so pure cantare! Sì! Quella è urlatrice! Cantante! Io urlo! Urlo! E so pure ballare! Guardate come ballo, guardate! Ma come balla bene! Che dite, ragazzi, una canzonetta! Ma sì, sarà una canzonetta! Una piena qua! Mi piace, non sembra qua! Ce ne vogliono almeno altri 40, senti, che facciamo qua? Ci annoiamo a morte. E zio, dove la mettiamo tutta questa gente? Senti, non lo so, ma li dobbiamo invitare. Il zio mi aiuterà. Sicuro? E te lo dice al muro, fatta che ho là che ha già aiutato Aristide. Ma non sei tu che ti hai aspettato dalle sole, no? Però Dio dice pure, aiutati che Dio ti aiuta. La casa è stretta, non c'è spazio. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non mi parla nessuno, mi sali. Poi non ti voglio invitare un reggimento di gente, va bene? Quanto buono, buono. Apriamo il balcone, no? E me ne abbascio. Sì, ma tu hai preso, me l'hai capito? Ho detto, apriamo il balcone, ho detto, beh, perché mettiamo la vicina di persone, fare un balcone là. La vicina di persone, mettiamo fare un balcone là. Dato poche gente, mettiamo la faccia da fare qua. Dato poco più ad audivana, così, io non ti preoccupare, nessuno si fa seria. piuttosto io, questa sera ci dobbiamo divertire. Questa è stata una serata organizzata dalla signora Sasà per non fasciare Armando che si scucciava. Non è stata gentile da noi, diciamo di là. Zio, a me quel fessone lì non piace. No, e non mi piace a te, tu capisci niente. Piuttosto io invece perderò tempo, scrivi gli altri inviti. E mai non tengo più nessuno da invitare, ho finito. È finito? E pigli la ranga telefonica. Ecco qua, Piuttosto, se il salto ha portato il vestito? Ma che ne so, zio. Ma io poi non capisco, voi avete tanti vestiti, che bisogno ne avete di farvene un altro? Qua non me ne vengo, li tengo solo vestiti per i funerali. Abiti da festa, non tengo manco uno. Mamma, Carmine, che fritto! È arrivato il fornaretto di Venezia. Mamma mia, Ari, questa casa ci vogliono i calorifere, ci vogliono i calorifere. Ma quando mai hanno certo si sono voluti i calorifere? Ma ci vogliono perché innanzitutto ci sto io che soffro il freddo. E poi non vorrei che mi si ritirasse pure il destro. Il destro? Il destro, il braccio destro, il contrabbasso, il braccio destro. Ah no, scusa, tu non c'hai ragione, non lo puoi sapere. Vabbè, Ari, parliamo di cose importanti, sì. Gentilmente. Dimmi. Dunque. Sono andata per questa orchestrina per vedere se riuscivo a recuperare gli elementi che ci servivano per stasera per la festicciola. Ma capirai, essendo l'ultimo di carnevale, stanno già tutto quanto impegnato. E stasera ci stanno veglione, festa, festicciola, ballo, balletto, bagnatore. Ah, però cosa ti ho mangiato? Io non ho fatto colazione. Potrei avere un caffettuccio? E casomai pure una fettina di pane con burro e marmellata per calore, essendo un poco freddo. Ma ci capite, poi andate a cucina così, tu culiano, ci stai a bordo, ma facete un balletto e ti fai fare la colazione. Ma cacciare la cucina, sta a fermo che in cucina caffè, non se ne trova, non ce ne sta mai. Ma non dici nessuno che in casa mi è il caffè? No, perché la signora Sasà era marchesa Maria Grazia, requisiscono tutto. Ari, oggi capite che succede qui? Succede che in questa casa si fa a chi figliastro. Ma non dice lo sciocchezza? Il caffè ci sta, è ovvio che ci sta. Ma quello se lo bevono come se fosse acqua fresca. Salute! Ma
Maronna! Oh, meno male, sta a posto. Dunque, dicevo, è l'ultimo di carnevale, ognuno si fa prezioso. A proposito, con la tromba stiamo a posto. Meno male, si tromba. Salute! Madonna santa! Oh, no, no, tu forse mi stai facendo venire un catarro, la stanza mia è un frigorifero, ti ho detto. Vabbè, abbiamo pure il fagotto e il clarinetto. Benissimo. Poi, per quanto riguarda gli strumenti, ad arco non ti preoccupare perché ci sto io che suono violino, viola, violoncello, ma becchi sta tranquillo. E che fai? Tu sei la parte trasetanata. Scegnis, mi sos. Io mi siedo, mi metto tutti gli strumenti attorno a me. Ma serve un violino, quindi un violino. Non mi serve più violino, mi serve violoncello. Ovi, posso violino. Non mi serve più violoncello, ma mi serve la violino. Faccio posso violoncello e pigliavio. Oh, ma c'è arrivato a Sarpetta, lì! Bra, quello che gli ho fritto, no, io l'ho fatto già un concerto l'anno scorso a Salerno, un successore. Oh, benissimo. Riguardo al contrabbasso, fratello caro, là non ti posso essere. Non fa niente. Purtroppo è un problema proprio di stanza a Ponticello. È fermo da San Giorgio. Grazie, Corinna, hai fatto proprio bene, guarda, un bel servizio, io ti ringrazio assai. E speriamo che tutto quello che stiamo facendo possa servire a qualcosa. Speriamo. Benissimo, no, io ho visto che Sasà parla con Armanda, parla se la sente, vuole dire. Ma ieri ha visto che si faceva un arrasato, una cosa che aveva in testa. No, arrasato, tua figlia se l'ha fatto con me, quando mi ha visto per studiare la bambina. La verità, a me non fai dire pure quando stai per studiare così. Di comunque l'importante è che noi facciamo di tutto perché Armando deve stare sempre a lei, deve divertire. Deve divertire sempre. Allora chi mi deve dare questi altri indirizzi? Madonna mia, ogni volta che mi gira la parte dove me lì mi pare venire un salice piangente. Ma che è molto carnevale! Ma quello stasera è carnevale, pure, veramente! Ma quello se lo piange veramente! Noi festeggiamo invece la sua morte, facciamo qualcosa, ci divertiamo! Esatto. E dopo se lo piange veramente! Corinna! Fammi una cortesia, pigli sti fiori! E c'è portina a stanza d'Armando, ma se ne sono scordato il cancro! Ma io non ho fatto ancora colazione! Vabbè, poi fai colazione! No, quindi volevo chiedere un altro piacerino, piccolino! Sì. È possibile avere uno stufettino, un bracerino, una cosa per mascare fanno un po'? Ma è roba che su bracino! Ma non come li capite, volevo molto sui fiori in alto! Ma ho capito, vado! Insomma, tu a me per forza mi vuoi far rugnare, mi vuoi far diventare corta corta a mezza scena! Ma non siete corta corta! Mezza scena corta corta! Ho meno spazio così, capite perché non hai mai un squirto che marito a ruota che è strana Melina, tu invece fammi che stanno piacere io prendi questi fiori che porti nella stanza della signora Sasà, va? Ecco qua. Sì, zio, io ci vado, ma dopo non mi chiamate più. No. E da stamattina per questi preparativi della festa non ho fatto i miei esercizi al pianoforte. Ah, che una bella scucciatura di intervento, sì. Vabbè, non fa niente, mo porti il fiù, a roppa fa quello che vuoi tu. Mi raccomando, va. Quello poi dopo, quando viene lei, li mette davanti alla fotografia del marito morto, capito? Ah, è vedova. È vedova, sì, è come se lo piange. Mamma mia, stamattina quando è uscito c'aveva la faccia bianca come la cera. Quello è perché forse non si era truccata ancora. Ma quando sei simpatico, guarda, quando fai questi ironia sottile, a me si arrabbia non ti sentite in tuo stomaco, capito? No, va, porta sti fiori, va presto, va, e non tenere questa faccia triste, capito? In questa casa bisogna ridere, mai tenere la faccia triste, perché stai triste, tu sempre triste? Voi sapete benissimo perché sto così, perché soffro! No, ma mica ne sai, Ah, non è vero, non mettite, voi sapete tutto invece! No, aspetta, però, calma, non do pigliare i fiori, mica non c'entra. Ma quando mai non sto nervosa, sono serenissima! No, c'avevamo la serenissima in casa, non ce ne eravamo accorti, e non ne sprunnasti i fiori, ma costano 300 lire l'uno, vengono da Sanremo, hai capito? Voi sapete benissimo che voglio bene ad Armando, sì, l'avete capito subito? Ci parlo... Ma mi anche incoraggiato, questo non sta bene! Non sono pure i miei fiori, lo so, ci parlo io con Armando, non esco pure. Mamma mia, i fiori, quando cavolo che stai giocavamo pure... sempre insieme, sì, quando eravamo bambini, non ho portato le zanque! Vedi, ferma sta qua! Ferma, pure che sta così, Oh, chi sono che sta così, guarda! Oh, così! Santa Filomena! Oh! Ma si può sapere chi è questa signora, questa donna? È brutta, è dipinta, è falsa, perché la volete altre porre a me? Perché volete che Armando lasci me per lei? Fiore, non piangere. Basta, non sto piangendo, non ne voglio portare più ai fiori, avete capito? Basta, non ne voglio portare più ai fiori! Ci parli che mi troppo adesso, hai capito? A te adesso! Ma tu veramente che ne hai combinato? I me li sono spendati, ci stanno là quei mari, da sti fiori ci stava. E ma che porta? Che le carciofole non porta? Ari! A proposito di carciofole! Ari!
è uscito senza cappotto. Chi? Michele. Quello che raffreddore che tiene. Una polmonite non gliela leva neanche il padaterno. Dobbiamo ringraziare a lei, la tua ospite, la vedovella. E che c'ha a secco la mia ospite, mo? Ah, che c'ha a secco, perché non hai sentito i discorsi che faceva. E viva la gioventù! I giovani di oggi devono essere sportivi, non devono temere il freddo. Alla signorina ci piacciono quegli uomini che a poi spiritoso si fanno il bagno in pieno inverno. Ma perché Michele sente il bagno amaro, sì? Si è investito. Quella la notte non dorme, non capisce più niente. Poi ieri sera vedi si spogliava. Io sono entrata nella stanza e ho visto che da sotto teneva la candocchiera e il bichino. Un bichino? Quelle mutandine che portano i giovanotti. Oh, sweep, vuoi dire? Lui c'ho un bichino. Io pensavo che la Michele si era messo in due pezzi. Oh, il mese di febbro! Oh, sono metà stagione. Ma la sua età, la sua età, no! È folle, qua ci vuole la camicia di forza. Ma lascio stanno un poco pure a essa, fallo fare, non vedi che in questa casa ci sta un po' d'allegri. Ma là sotto chi lo vede, scusa. O vedo tu. Lo lascio fare. Quando mi muore di pante. Non vedi che da quando quella signorina sta qua, in un po' di movimento ci sta, la casa che vive a Dio c'è l'allegria. Ma che cosa? Quello Armando fa tutto per compiacerti, per educazione, ma quello non la pensa proprio. Secondo me Bernardo ha fatto un errore a portare a quella qua. Ha ragione, sa? Che la vogliono, voglio cacciare piede e coscia fuori di tuo figlio, non mi non la pensa proprio. Bravissimo. Chissà dove sta la capa di tuo vogliono. Bernardazzo! Adatto adattissimo. E il mio poi ve lo faccio vedere. È bella assai. E poi sapete com'è? L'ho fatto molto serio. Sì, l'ho fatto serio, l'ho fatto molto, molto serio. L'ho fatto per te. Sì, ma lo vogliamo vedere come vi sta. Dai. No, adesso no. Dopo. Ve lo faccio vedere dopo. E beh, quella è una sorpresa. Ci fa la sorpresaccia. Sì, mamma mia. Non ce la faccio più. Non sono una grande durcimiente di novanza. Com'è possibile che un medico, un professionista come voi, vestito da pagliaccio, ma mettete per scorno? Marchese, non offendete, io sono una persona seria. Ho comprato liquori. Ho comprato liquori. Stanno freschi, Stanno freschi, e liquori. Tu devi morire di polmonite. Ma come ho visto? Ma chi la conosce? Ma chi la sa?
Di liquore, vatta per di liquore. Occa buona, di liquore. Sta dicendo che tu ti sei infessito. Sì, sì. Hai tra... Te la vado a mutare a ma maglia vana. Te mi so bichino. Oh, bichino? Che mi so bichino, mi sei? E non hai capito che all'età tu certe cose sono pericolose. All'età mia? Ma fammo piacere. Ma ti sei infessito veramente? Completa proprio. Ma vedi un po' che sei un uomo, la mia età, a 60 anni appena, deve essere vecchio. Ma fammo piacere. Ma fatelo tacere, fatelo tacere, che io non ho da più la voce di quest'uomo. Sturi in bambi. La cosa deve avere una femmina, non 10 minuti con un capicchio niente. Ma che non fegato tante, e le cascia fanno male. Io ancora che la cascia male. Ma soprattutto, a dimenticare che è vecchio. Vecchio. Solo per questo, mi dispiace che non abbiamo avuto una prole. Solo per questo. Oh. Perché se avessimo avuto una prole. Ma che non ho provato una. Già ti avessi sputato in faccia! Basta, capito? Basta! Io rompo il gioco! Basta, non ce la faccio! È mai possibile! Perché io sono vecchio! Io non sono vecchio! Io sono giovane per dirci! Oh! Azzù! Ecco, mica tu sei inguaiato! Ma come guaiato? Sono solo stanco, capito? Sono stanco perché stanotte non ci chiuso oggi. Vuoi sapere perché? Che fatto? Perché la cara signora si è presa collo perché la signorina si sa, mi chiamo che? Che? Non mi può chiamare che? Non mi faccio chiamare. Che io mi faccio chiamare come voglio io, capito? Basta, va, non ce la faccio più, voglio fare quella cosa che fanno tutti quanti. Quando una coppia si scoppia, scoppiate e non si vuole accoppiare poi. Il divorzio, voglio fare il divorzio! Ma fuori va! Ma lo vai a fare su divorzio? Voglio fare il divorzio! Me ne vado in Venezuela, me ne vado a Messico! Ma vedere i tappeti! Me la cospirare! Vuoi fare il divorzio? Ma fa freddo! Stanno purtroppo 40 anni di matrimonio! Non dai sposato, facciamo prima, no? Che c'ha zecchito, le aveva vinto l'anno, siamo risparati, quello stiamo chiedendo i soldi e maggio sposato! Ma qua fa freddo in questa casa, qua si muore di freddo, qua c'ho un calorifero. Ma quale calorifero, tu l'hanno foggio di notte e poi si muore di freddo, se va da un bichino e si muore di freddo, poi c'è, si fa tutta della così. Guarda, ma bella, ma mette da mutande là, la maglia là, ma non mi succia. Ma certo, qua fa freddo. Tu non lo senti il freddo in questa casa? Perché tu stai rovinato! E bene, Sì! Ho provato a fare una bella camomilla. Bravo, hai detto una cosa intelligente. Roba camomilla, pigliati pure un'aspirina e poi domani mattina vediamo come ti alzi. Chiaramente se hai bisogno della mia opera sai dove trovarmi. No, non so, ti da stanza tu, quindi scomodo, andare. Tu sempre qua vieni a spendere, già! Stammi lontano, Bernardo! Michele, ma vieni qua che io ti voglio far provare una medicina che non so bene che cosa fa. Ma da Roma proprio! Non mi tocco, hai capito? Non mi Ma come fai a non crederci? È così chiaro! Armando, carte ingiallite, vecchie, non si capisce nemmeno se è la sua calligrafia! Si capisce benissimo invece, ma che vai dicendo? Io te lo farei vedere da un avvocato un caso simile. Ma ti farei sentire la rigna! È proprio lei invece, è proprio la madre che ha scritto. Immaginate, signori, lo stato d'animo di questo giovane, che preso dalla nostalgia, dal ricordo della sua madre morta, rovistando nelle di lei carte conservate gelosamente, fotografie, lettere del marito lontano, merletti, vecchie cose, trova un foglio d'album, una pagina inciallita dal tempo, ma ancora leggibilissima. 7 ottobre 1938. Oggi Armandina ha detto papà. Povero figlio. Chissà se un giorno conoscerà il suo vero padre. Ecco come si apprende una condanna, vedi? E chi sarà quest'uomo, Un povero, un delinquente. È vivo o morto questo disgraziato? Il disgraziato sono io, che mi sento avvilito, mi sento mortificato di fronte a quest'altro povero infelice del marito di mia madre ingannato. Il quale ha speso un occhio della fronte per portare avanti questo bastardo che gli mangiava il pane a tradimento. Sono stato digiuno 4 giorni per sdebitarmi. E al 4° giorno, ma non ero in cucina, ma mangiai un succhiello sano sano, figuso e combuttito, e castagnero prego. Su, Armando, non parlare così male di zia Stella, che poi mi dispiace. E io non ho rancore per mia madre. Quando sei un marito così fesso, per forza. No, no, non dire così, se viene lo zio ti sente. Io voglio alluccare, io voglio che mi sento tu qua. Zia Marina, voglio tutti quanti qua. Zio Bernardo, io voglio alluccare, perché io sono figlio di... Io sono figlio di... C'è la tua madre, sì.
L'avvocato Desiree. Fatelo accomodare. Commendatore di là? Sì, sta chiamando. No, quello impegnato con i preparativi. È impegnato, mi deve ricevere, perché altrimenti gli faccio una raccomandata e ti stico il contratto. Ecco. Vedete, io sono il fratello, se posso esservi utile. Ah, siete il fratello, sì, piacere. Sì. Avvocato Enrico Desiree. Piacere, accomodato, vi avvocato. No, non mi accomodo. Senta, ma il signore. Sì, la storia è questa. Se il vostro fratello non fa in modo che finisca questo scandalo che è incominciato in casa sua da quando è arrivata quella signora, io sapete cosa faccio? Disdico il contratto e lo cito per danni. Ecco. Ah, forse state esagerando, avvocato. Esagerando. La bella signora, sapete cosa fa? Ha preso la bella abitudine di fare la sua toilette fuori al balcone e invece del bagno, ha capito? È in sottoveste. Ebbene, l'avete detto stesso voi, una bella abitudine. E abbiamo messo il cinematografo nel tuo palazzo. Che significa? Quello è proprio bello, una bella abitudine, perché uno se la vede, se la guarda. Se fa un po' mia moglie non si può affacciare più, lo sapete? Perché appena si affacciano le fanno gesti, le dicono paroline. E poi dite a vostra moglie di chiudersi in casa. È quello che sta facendo da qualche giorno. Bene, come si trova? Mi sembra la rivoluzione francese sotto al palazzo. Purtroppo non siamo a Parigi. Non siamo a Parigi, infatti. Ma non siamo a Parigi, che non ci fanno caso a certe cose. Qua invece no. Qua siamo in Italia. Bravo, siamo in Italia e siamo a Nocera. A Nocera inferiore, poi neanche superiore. È accaduto. Sentite, avvocato, io non so che cosa vi posso dire. Mo arrivo mio fratello e parlate con lui. Bravo, dite bene. E intanto mia moglie, dove la mettiamo mia moglie? Dite, dove la mettiamo? Dove la vogliamo mettere? Voi portatela, che un posto ce lo troviamo. Quello è un fiore, candido, bianca come la neve. Ma voi lo sapete che si ha detto l'altro giorno? Che ha detto? Ha detto: io mi vorrei ossigenare i capelli. Gesù, ma dove andiamo a finire? Da parrucchiere. È arrivato mio fratello, poi parlate con lui. Vai, commendatore, complimenti, commendatore. Vi state preparando per una mascherata. Chissà bene. Una festa di ballo, casa nostra. Avvocato carissimo. Stasera qui facciamo una grande festa. Sì. Ma se volete venire pure con vostra moglie, a noi ci fa piacere. No, io non vengo con mia moglie. No. Secondo me voi state attraversando un momento critico. Veramente. Sarà forse colpa del climatempo. Ma fatemi. E intanto voi fatevi visitare da un psicologo. Ma che state dicendo? Che volete dire? Che voglio dire? Che siete un pazzo! Gesù, guardate come siete vestito! Ma è meglio che mi faccio una rosata! Bravo, intanto non sapete cosa faccio? Io disdico il contratto, perché in questo palazzo non abita gente per bene. Guardate come parlate, perché non approfittate del fatto che sono vestiti, come dire, in modo spensierato, perché tengo il verbo finale, ci mega capito. Infatti io vi vorrei quasi giustificare, perché voi forse non sapete cosa succede intorno a voi in questa casa. Lo so tutto, qui non ci muove una foglia senza il mio benestare. Complimenti, lo sapete tutto. Complimenti, non l'ho visto, ma guarda tuo papà come sta bello, io me ne vado. Questa è una casa di matti, io me ne vado e me ne scenderemo in tribunale, riceverete i piatti. Che dite, sto bella, mi piace, ma tu cosa fai da sta cosa? E che ci fa questo in questa casa? Che ci fai? Ma mi conosci? Io non la conosco proprio. Lo conoscete? Quello mi conosce? Quello mi ha lasciato dopo una verga cacca la mare piena di debiti. Io te ne ho 20 anni, schifoso! Schifoso! Come mi rende? Sei gente! Schifoso! È stata una scappatella di gioventù, una cosa di 5 anni fa. Voglio renare, assai, io devo le lettere. Allora c'è vostra moglie. Mia moglie? Ma da dove scende quest'angelo? Ma dopo prosepi. Ma che faccio chiamare? Ma io non conosco nessuno. Non li ha
ascoltare, stai, non mi ascoltare. Fammi parlare, ma non mi ascoltare. Bravo, veramente bravo, ti sei sposato, sì? E il cielo non ti ha fulminato il giorno in cui l'hai incalmata, no? Ma cosa dice questa donna? Ma chi è questa donna? Non la senti, non la pensa, non la pazza. Figlia dell'amore! Oh! Chi è questa donna? Aspetta, ma glielo dico io, sono quella che ha tutti i diritti. Ah, è la tua amante! E vi siete trovati qui a casa del commentatore! Allora, ma siete un ruffiano! Oh, ruffiano! Ma che cos'è questo baccano? Volete sapere che cos'è questo baccano? Lo vedete a questo qua? È stato il mio primo amante e l'ho lasciato da sola. Sono un albergo attaccato a mare, tenda di destra. E adesso ti faccio uscire tutto il sangue per il naso. Uè, credete ma che cosa da dire? Oh, oh. Sempre voi! Ogni volta che state qua succede una cosa! Lo vedo vedere gli antiquari! Io fermo! Mamma mia! Mamma mia, avete scacciato pure voi! Ma non vi siete mai scaldati di dovere sempre questa puzza sotto al naso, no? E che bello! Smettere che anche incinta aspetta voi. Oh, non ti preoccupare per lei, ti vedo, ti sei preoccupato quando mi hai lasciato senza un soldo nella borsetta. Rida, papà, ridi! Le donne come voi così si lasciano! Sai cosa ti dico? Lascia stare mio marito, altrimenti io! Altrimenti io ti faccio rimpatriare! Tu fai rimpatriare a me? Sì, ti faccio rimpatriare! Ma sì, giapponese! Andiamo via, allora lasciamo questa casa di matti! E noi lei ci vedremo in tribunale! Ma dove vai? Sasà! Ma che è la nostra mutante non hanno capo puzzo di fritto! Ma quale mutante è mutante? Ma tu non vedi che sta succedendo qua? Ma la vita, io mi sento male! I soldi! È in arrivo la tempesta! Finalmente siamo arrivati al naufragio! Preparate le scialuppe, ne vedremo delle belle! Ma che spese! Ha avvistato una balena! Prendiamo la balena, portiamo la balena! La balena, Armando, ti sei divertito, eh? Hai visto come è stata bella tutta questa festa? Abbiamo organizzato tutto così e zio Bernardo. Enrico, ho visto che ti stavi divertendo, no? Aspetta, ma dove vai? Allora, aspetta, fermati. Fammi parlare, no? E capiti così nella mente che posso parlare un po' da solo a solo, senza che nessuno ci sente, no? Che genitori dei figli che si sono fatti grandi non possono parlare più. Perché i figli che sono fatti grandi ci mettono soggezione, e noi ci mettiamo a paura di loro. E diventiamo picciolini. Sì, ma noi diventiamo picciolini un'altra volta. E voi invece, che ci mettiamo a paura di voi, che vi siete fatti vecchi, ma fate gli esperti, seri. E ci combattete. Già, ci combattete perché noi ci siamo fatti picciolini. Vecchi, curioso, senza denti, i capelli bianchi, e ci mettiamo in scorne voi invece, che siete giovani ma fate i vecchi, con i capelli neri, Hai ragione. Siamo vecchi con i capelli neri. Già. Ma siete voi, sempre voi genitori che ci rendete così. Finiscila di fare il bambino e cerca di essere forte. Non fare più pazzie, ormai, agisci, o meglio agisci con me, cerchiamo, è terribile ma si deve, lo devi, aiutami a ritrovare mio padre. Thank you.
E allora? Se vedeva lontana una barcatella, piccola piccola, con una vela bianca. Mi pareva una farfalla dietro mare. Ma siccome stava in mezzo al mare, non era una farfalla, ma era una barcatella piccola piccola piccola. E camminava, camminava, camminava. Camminava, barcatella, piccola, piccola. Camminava, camminava. Camminava. Meno male, si è addormentata ora. No, comandà, così non dovete fare, vi fa male. Il ghiaccio vi fa bene, adesso il sangue che defluisce dalle vene al cervello piano piano si deve sparpagliare per tutto il corpo e dopo starete meglio. Sai, Armando dove sta? Armando sta nella stanza sua, però state tranquilli che ho provveduto a togliere da mezzo tutti gli oggetti acuminati e contundenti. E se volete io tolgo pure la luce, così siamo più tranquilli. No, volevo dire, domandate io come sto. Mo però non vi fate passare i fumi dal sonno, che vi fa male. Vabbè. Allora, se pareva lontana una barcatella, piccola piccola, con una vela bianca. Mi pareva una farfalla in mezzo al mare. Ma siccome stavo in mezzo al mare, non era una farfalla, ma era una barcatella piccola, piccola, piccola. E camminava, 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 camminava la barcatella, piccola, piccola, camminava, camminava. A bordo, oui. Che dici, va bene così? La campomilla, e lui la prende così, biondina. Ma lo svegliamo? No, lasciamolo stare, sta riposando, no? È meglio che sta piano, eh? Ma sai se viene il dottore? Io sono troppo preoccupata a vederlo così. Preoccupato? Vuoi vedere che mo il comandante può pure morire? Ma fammi il piacere. Tu devi sapere una cosa, che in tanti anni che lui ha navigato per il mondo, ne ha avuto di disavventure. 3 naufragi, 4 epidemie a bordo, 3 incendi e non è stato mai sfiorato. Moriva, mo moriva. La morte, incontrando a lui, ha avuto a capo cavallo e se ne va. È un osso duro il mio comandante Panasegana. Non ci pote niente e nessuno non ci pote. Mi devi credere. Ma adesso sto io con lui, tu non ti preoccupare, vai, me lì. Va bene, vado. È permesso? E Antonietta, la stiratrice. Signor, scusate, ha buttato taglia turbo perché non sapevo proprio a chi lasciarla, però se non volete la porto dalle sole. No, 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 non ti preoccupare, falla stare. Che c'è? C'è la vergogna. Però a casa te ne una parlandina, però quando vedi persone strane perda lingua. Che c'è? Ehi, mo vuoi spugliare? Yeah. Ha sentito parlare delle suore, te sono da paura. Yeah. Saluto signore, non dice niente. È vero signore che non gli dite niente? Non dico niente, parla. Non ti preoccupare, ma chi è tua figlia? Come se fosse. Come sarebbe come se fosse? Allora non è tua figlia. Una trovatella. Ah, una trovatella. Signore mio, che volete sapere? Mio marito, se lo vedete, quello è un pezzo d'uomo che arriva fino là sotto. Io nemmeno sono di cartapelina e ci sposammo dicendo la stullegna, sato strummolo. Ma che, signore mio, niente. Quando a volte si dice, e passa un anno, 2 anni, 3 anni, ma di sì, ne vedi, ma che stai aspettando una ricchiaia? Ma perché non andiamo a prendere una bambina all'ospizio? A Pompei, per esempio, ci stanno tanti bambini bisognosi. All'inizio lui non voleva sapere proprio niente, ma poi io... Scusate, io perché poi vi sto dicendo i fatti miei? Io non lo so, io sto sentendo per dovere di cortesia. Scusate, signor, ma io parlo. No, aspetta, aspetta. Allora vai, ma mi piace sentire. Quindi tuo marito non era d'accordo? No, beh, all'inizio lui non era d'accordo. Diceva, ma non è sangue nostro, non ci appartiene. No. Ma non ci appartiene, dissi io, ma tra 10 anni sì. Perché quando uno se l'è cresciuta... È come la terra che nutrisce la pianta. E anche se il seme viene da un'altra terra, ormai la radice là si è formata, là è cresciuta e non si può più sradicare. No, e tuo marito si convinse. Belle parole sono state queste. Me lo disse il parroco. Beh, veramente, io tante ne dissi e poi alla fine si fece capace. Ma lui sul principio non ne voleva proprio sapere, ma non che la trattava male, sì, io mo magnava. Ma la guardava e non la guardava. Le parlava e non le parlava. Poi capirete,
Avicere le trattose, lui sotto le spoglie un sentimentoso e piano piano si cucinò. Ho capito, ma sempre più bene a te pure la bambina, tu sei la mamma. La mamma non è un padre. Ma che, signore mio, questa qua, quella stravede per il padre. Ah. E il padre stravede per lei. Ah. È vero, non è? Sì, come la voglio bene, papà. Ah. Avete visto? E mo scusate, permettete, noi ce ne andiamo. Vai, vai. Ma che, non è? Ma non ti piace stare qua? No, non ti scuro. Ah, non rimangio prima, giusto, per giù. Babbo! Dite, comandante. Volesse bere qualche cosa? Subito, ci sta la camomilla della signora Melina, però la dovete bere a sorsettini. Che sta prima tu la camomilla? Io voglio il vino. Non voglio capito. vino rosso, babbo. Avete detto vino rosso? Vino, babbo. Ho capito bene, ma... Babbo, ci sto vino, no? Allora state bene, mi state riprendendo? Certo che ci sta il vino. Certo. Abbiamo le cantine piene. Lo vado a prendere. E anche se non c'erano nelle cantine, io lo andavo a prendere a Napoli. E se non trovo a Napoli, comandante, io sarei partito per le Puglie, sarei salito in Francia, dentro alla Cina e a Frosinone. La Cina va a Frosinone? A Frosinone, ma io vino capurtavo. Vado subito. Comandante, vino rosso, quello con boccale di greco, con il bicchiere che tengo qua sotto vicino. Vado avanti. Va. Signori, va. Che va bene, marito? Auto da capo, cavallo, data volta. Il mio padrone, quando è nata, la mamma l'ha tornata in 9 mesi nell'aceto. Vado sul mar, vado a remar, il vino vado a pigliar. Marì, le tue vacanze sono finite, no? Tu è tutto che sei caro. Stai a fare la sagata, è meglio che poi torni a Correggio, no? E voi che fate, voi? Io, che novità, io, quello che ho fatto sempre, sto qua, da solo, sono badato a me stesso. E voi che farete proprio adesso che Armando sta per partire? Sta per partire. Non ti preoccupare, io sempre qui sono stato, no? La mia vita è sempre stata questa, mare, cielo e mare, a nave cammina, mare, cielo e mare, questo è stato. E zio, chi controllerà il massaro che viene e porta la lista della spesa? Chi ha da controllare sul massaro? Lo controlli, no? Se non mi è meglio che te ne torni al collegio, va. Allora volete che io me ne vado? Sì. Devo ritornare in collegio? È meglio. Va bene, me ne vado, non è giusto. Ci sta un treno domani mattina, cerchi di non perderlo. Ecco il vino, comandante. Scusate se ho fatto tardi, perché si è fulminata la luce a bascia cantina. Siccome ho dovuto fare tutto nell'oscurità, sì. Come i pesciolini che stanno nella grotta di Postulia. Postulia. No, aspettate, Postumia! Sì, Postumia. Siccome laggiù ci sta il buco della notte, pare che i pesciolini nascono senza occhio. Sì, signor comandante, proprietamente senza occhio. Come dire, niente, al posto dell'occhio niente, la pella. Siccome là sotto non c'è bisogno dell'occhio, pare che il Padre Eterno, sempre sia lodato, ha fatto nascere i pesciolini cecato. Ma tu mi stai raccontando una favola, babò? No, questa è un'associazione di idee. Stavo pensando, siccome la cantina è come casa mia, io la conosco bene, allora a un certo punto ho detto, ma tu guarda un poco, mi sembro anche io un pesciolino della grotta di Postumia. Comanda, che non volete più bere? È passato un genio, babò. Senti, mi hai detto ai miei parenti che non voglio vedere a nessuno, che se ne devono andare, che devo stare un po' da solo, sì? Si stanno preparando le valigie, comandava, grazie a Dio. Sono tutti dispiaciuti, maggiormente vostro fratello Don Bernardo. Ma pure la Marchesa e anche la signorina Corinne, Don Michele, tutti dispiaciuti, tenendo proprio in faccia appesa. E si capisce, comandava, dove c'è la mangianza... Babbo! Dite! Quando la fornisci i spot dei parenti miei? Ho finito. Hai finito? Sì, ma lo so cominciare subito un'altra volta. No, non ha cominciato un'altra volta. Va bene. Senti, piuttosto fa una cosa, sì. Prepara la 1100 e mettila a disposizione, così accompagna la stazione. Va bene. E mettila a divisa. A divisa? Con una massa da fronte. A divisa. Io ho fatto fare una bella divisa da un certo a Napoli. Proprio la misura tua non devo mettere mai. Comandante, scusate, posso mettermi solo il berretto? Solo il berretto, quello mi sta bene al viso, comandante. Mi metto pure il pantalone. Il pantalone sapete come mi cade bene. Ma la giacca no, con piacere, signor comandante, la giacca che come se fosse una camicia di forza, io a bordo, abituato alle onde marine. Da mettere la divisa, hai capito? Magari ci mi sono comandante a casa mia. Se posso mettere la stessa male che camicia. Fa una cosa, io quando passi per la piazza, mi pigli pure un cachet, un mal di capo, va? La purga la volete? La purga te la piglia tu! Aristide, noi siamo pronti per partire! Sta ancora guaiato, visto? Tu ci hai andato a chiamare dicendo che potevamo tornarcene a casa tranquilli e come vedi ci accingiamo a farlo! Sì, avete fatto bene, bravi, avete fatto bene!
Ho capito, Ria, ce ne mandi via così. Possiamo stare 2 minuti per spiegarti cosa ne pensiamo noi di tutto quello che è successo in questa casa. Non sarebbe necessario, ma se proprio ci tenete, potete pure rimanere. Tanto Babordo con la macchina in 5 minuti sta dalla stazione. Sentiamo, Lulo, che ne pensate? Ci potremmo assaltare, io non posso parlare con questa che ha voglia di salire, la marchesa che si formalizza, che è la ladretta che trema come una foglia. Come una foglia. Ragione, scusate, ma non ci ho pensato. Prego, prega, prega, accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Grazie. A bordo! Agli ordini, comandante. Prepara la macchina e mettiti a disposizione dei signori, capito? Va bene. E metti la divisa. Va bene. Comunicato, comunicato, messaggio, stop. Desidero cambiamento di divisa. Appena arrivo nella mia cameretta che sta lontano, lontano, vicino alla cucina, metto la divisa. Stop. Insomma, dobbiamo partire così. Dopo tutto quello che è successo, dopo lo scandalo che è stato in questa casa, ce ne dobbiamo andare così, all'improvviso. Ma è mai possibile? È pazzesco, è pazzesco. Tu non più tardi di 4 giorni fa ci hai fatto un discorso e sembravi disperato. Ognuno di noi è corso, ha lasciato la sua vita, i suoi affari, è corso per venire in tuo soccorso. Subito. Beh, mo non ha più cercato di capire, e sapere. Ma sapere che cosa? Ma non dobbiamo fare in modo che tua figlia non si accida. Murichil, no! No, possiamo stare tranquilli, di campo c'è danno. Ah, tanto meglio allora, una preoccupazione in meno. D'altra parte quello si vedeva che Armando era di una tempra diversa rispetto agli altri parenti, era più energico, più deciso. Che vuoi dire? Che il suo temperamento non somiglia affatto al temperamento di tutta la mia famiglia, eh! Ma allora ha parlato, si è deciso! Che ci siamo un po' chiariti, non ha importanza, non è inutile. E io volessi sapere che è successo in quel quarto d'ora, non di più, che io ho accompagnato Sasà alla stazione. Io sono trovato e ti ho trovato sconvolto. E io con Babordo ti abbiamo steso sopra al divano, ma subito ho chiesto l'intervento di un medico vero. No, con me te. No, perché io, come fratello, non avrei mai potuto dargli la giusta diagnosi, ecco. Il tuo fedele servitore ce ne ha cacciato a tutto quanto. Noi ci siamo ritirati nelle nostre stanze e non abbiamo saputo più niente né visto più nessuno. Ma poi sto medico è venuto, non è venuto? No, ci ha pensato a Babordo. Ma ha fatto i bagnoli d'acqua fredda, eh. Ma qua bagnoli, tu avevi bisogno di dormire, ci serviva un sonnifero. Ma quando sonnifero, io ho già dormito. Oh, quando la notte posso dormire, Babordo mi conosce, si sente vicino a me e mi racconta la favola. E a Marcatello cammina, cammina, Marcatello cammina, cammina, si mette in terreccia, cammina, e mi addormo. E capito? E così ho fatto, 4-5 ore di sonno le ho fatte, non ti preoccupare. Ci volevano pochi coramina, un po' di simpatone. Sono allergica a queste cose. Arrivari, senti, sì. Mi ha detto Antonietta che Armando sta in camera sua e si sta preparando la valigia. Sì, la valigia? E perché? Perché si fa la valigia, no? Per partire, per lasciare un posto e andare in un altro. Non capisci mai niente, tu. No. Ma Aristide, ma allora avete litigato tutte e due? Sì, no, non abbiamo litigato. Ma anche se fosse, comunque tra padre e figlio. Ricordati che è un ragazzo. Non credo che sia lui che voglia andare via, come non credo che sia stato tu a mandarlo via. Ma non lo credo neanche io, perché non sarebbe possibile, assolutamente. E poi, non sarebbe giusto, perché così vorrebbe significare che tu non l'hai trattato come se fosse tuo figlio. Ecco. Che possiamo sapere mai noi di quello che fa pesare il cuore di un ragazzo? Certo, ma noi non possiamo pensare che tu l'abbia trattato male. Ma comunque, Aristide, ma qualsiasi cosa abbia fatto Armando, ma Aristide, perdona, dimentica, perché il sentimento del rancore è quello che ti fa stare peggio. Questa gioventù oramai si è alzato un muro di incomunicazione tra la nostra e la loro generazione. E il guaio è che mentre noi sappiamo perché loro sono scontenti, e loro poverini non sanno quello che vogliono e se la vogliono con noi genitori. Io non potevo immaginare come sarebbe quello che sarebbe successo, insomma. Insomma, io e Armando ci siamo chiariti, ecco, abbiamo avuto una spiegazione, lui mi ha fatto riflettere su alcune cose, no? Io meglio che viaggio, pure voi avete detto che era meglio che si andava a fare un viaggio, è meglio che se ne va. Si va a fare un bello viaggio, allora, parte, se la verrà con i suoi 20 anni, ce ne vuole ben altro a 20 anni, 20 anni se scalano in montagna. La mania nefasta che aveva sempre funestato la mia famiglia, quella mania suicida. Cucchista non ce ne può, sicuro. Campoci e danno, ve l'ho detto, possiamo stare tranquilli. Agli ordini, signor comandante. È arrivato Khrushchev. Signori,
si parte. Le valigie le hai preparate? Le sta preparando Antonietta. Ah, benissimo. Ah, Antonietta. Certo, io con questa divisa addosso non mi posso proprio muovere. Guardate, non mi posso manco accalare. Posso solo guidare. Se devi sterzare. Vagano ritta. O camposanto. Signori, purtroppo l'abito non fa il monaco. Ari, scusi, ma mo che Armando se ne va, tu con chi resti? Ma che domanda mi fai? Con Babordo, no? Babordo, oramai provetto infermiere specializzato. Vabbè, Ari, allora noi ce ne andiamo, sì. Grazie di tutto. E come disse la mia amica Germana Grimaldi, la contessa francese, grazie di tutto e scusate del fastidio. Vabbè, scusate, prego. Andiamo, andiamo. Dammi un bacio pure a me, ma chi ha fatto là? Ha avuto un per lettera. Gli ha preso la là per lettera tua. Ari, a me me lo dai un bacetto? È proprio necessario. Ma io sono tuo cugino. Va bene, ma raccomando, mi scarta sempre. No. A furia scartare, se rimasti scartato. E pure mezza scartumare. Grazie di tutto, grazie dell'ospitalità. È rimasta. Esse o violina. Donna, a te non ti dico niente, Grazie. Figurati, fratello caro. Primo che ci azzecca, sto nuzza la canna. Senti, io me ne vado, però ti prego, non ti trascurare. No, ma pure tu fatti visitare da un medico vero. Ja, non scherzare, non stare a tutto quello che ti dice Babordo. Fatto fare un elettrocardiogramma. Sì. Ti avanzerà un abbraccio. Sì, sicuro. E tra fratelli. Va bene. Oh! Oi. Mi sono bloccato. Io sapevo. Da tutte e due parti, ma come entri in macchina? Ma che ha fatto i fang, va? Vieni a me, vado all'ortopedica. Ciao, Aristide. Le valigie sono a posto. Apre la finestra, signor. C'è una pozza di chiuso qua dentro. Lasci chiuso, sento un poco freddo. Ma come, quelle fredde asciutte, va bene. E poi stasera una bella serata. Guardate qua che bella luna che c'è stasera. C'è la luna? Sì. La luna quando sta sul mare è celeste, lo sa? Ah, sì? Tu forse non l'hai mai vista, non ti è mai capitato di vederla. In alto mare? No, signore. Ed è celeste? Io non lo sapevo. No, che luna è che è celeste, la luna è bianca. Ah. Ma col riflesso del mare, capite? La luna è talmente bianca che sembra celeste. Ah. Nelle belle sere d'inverno, quando il mare è calmo e tutto è limpido, la luna pare che te cara un cuore. Sei capace. No, non ti preoccupare, che è lungara. Meno male. Sta là, si staglia nel cielo e il mare è calmo. La nave cammina. Signor, vi porto da cenare? No, ci penso io più tardi, va. Allora permettete, io vado. Vai, permettete, scusate. Che cose tuoi, va. Scusa se non mi alzo, ma mi fanno male un po' le gambe. Prego. Marco, sì, mi posso sedere? Certo, siedi. Grazie. Io sono venuto per dirvi... Come detto? Sono venuto per dirvi che devo partire questa sera stessa. Ah. Io vi volevo salutare. Io sono d'accordo con voi e vi approvo incondizionatamente. Io porto via solamente il pigiama, la veste da camera e alcuni libri. Certo, non mi potrò mai disobbligare per quello che avete fatto per me. Come sarebbe possibile? Adesso tengo 23 anni, persino... Cioè, voi mi avete nutrito e allevato con amore. Persino la carne che copre il mio corpo me l'avete appiccicata voi sull'osso. E poi... Io volevo essere perdonato per un'altra cosa. Agli occhi vostri sarò apparso un presuntuoso imbecille. Certo, avrei fatto bene a non parlare, a non procurarvi questo dolore. Ecco quello che dovevo fare. L'avete levato voi? Beh. Avete fatto bene. È rimasta la macchia, però. Quello non si leva. Si dovrebbe fare un rappezzo. O magari si dovrebbe fare tutto da capo, No, quello è un gesto stupido che ho fatto, mi si dà una coltellata alle spalle e io me la piglio come un quadro che sta appeso a un traccio lungo. Beh, allora dimmi, anzi, ditemi, ora che te ne andrai, ora che ve ne andrete, cosa pensi, pensate di voi, di tu? Ci manchi come da già parlare. Parlate come meglio credete.
Non ci fate caso, è l'abitudine. È l'abitudine. Può capitare pure a me. Ho capito. Comunque è andato in una fabbrica di Torino. Ah. Il proprietario è il papà di un mio amico. Dovrò imparare a studiare le macchine, non so. Ma guarda, papà. Scusate, ci sono capitato pure io. E come vuoi fare l'abitudine? E che mi volevi dire? Io vi volevo dire che non è che io mi spaventi all'idea di una nuova vita che mi si apre davanti agli occhi. Ma è per una strana sensazione, è pure una tristezza che provo pensando a voi, a qua e a tante altre cose. Non ti preoccupare, questa è sempre casa tua. Quando vuoi vieni, è sempre aperta per te. Ricordati che tu sei sempre il figlio del comandante, che ti chiami con Delmo. E la realtà è la cosa contro la quale non ce ne può nessuno. Qua la mano, buona fortuna. Grazie. A 20 anni ricordati, si vincono tutte le battaglie. E all'età mia che si svendo la bandiera bianca. Armà! Però non mi lasciate senza notizie. Scrivimi ogni tanto due righe, no? Vi scriverò sempre. Fate che la cura e vitamine che ti ha scritto il medico. E mi raccomando, lui quando sentiva essere reso, se voleva fare mai, mi fu andato per tutta la casa. Oh, quella era l'infermiera che non era puntuale e poteva aspettare essa. Mi nasceva e perdeva l'iniezione. Vabbè. Voi ricordatevi che dovete fare i fanghi. Sì. Il dottore ve l'ha ordinato l'anno passato. Già. Ma voi come al solito vi siete trascurati? Ma casomai in primavera ci vado. Lo faccio accompagnare a babò. Beh. Quindi non sarete soli. Non vado da solo, non ti preoccupare. Vai. A me mi farebbe tanto piacere. Che cosa? Forse credo che sia anche umano. Che cosa? Vi posso chiamare papà? Ma come mi volevi chiamare? Signor, scusate, noi ce ne andiamo. Vi volevamo salutare. Ah, ve ne andate, sì. Senti, quando viene la prossima volta, sta piccinella, hai portato. Quella mo mi lascia, ah, vocla pulicina, ah, bandiero fiocco, ah, signore mio, i figli, che ci vuole per tirarli su, però ti ricompensano. Già. Altrimenti quando ci facciamo vecchi che ci fa un po' di compagnia, guai a che è costretta a passare la vita senza figli, signore mio, e che ci rappresenta. È come una candela che si consuma piano, che non fa luce a nessuno. Capito. Va, mamma, saluto il signore. Buonasera, signore. Buonasera. Brava. Ma arrivederci. Ci vediamo presto. Ciao. E questo dove lo mettiamo? A dove è sempre stato?